Ciao, benvenuto. Oggi voglio parlarti di business coaching. Antonio, ma cosa è questo business coaching e come mi può aiutare a me che sono un piccolo imprenditore da 200.000 euro l'anno? E a me a che cosa mi serve? Anche perché vedo che incominciano a nascere un sacco di business coach, persone che fino a ieri facevano un altro lavoro, adesso business coach, è diventato di moda. Amen. Tra l'altro ho scoperto anche che è diventato di moda la parola autoefficacia, insomma. Sto creando dei trend, questa cosa mi sorprende sinceramente. Vabbè, per chiarire cos'è il business coaching dobbiamo prima chiarire cos'è il coaching. Il coaching non è un corso di formazione, il coaching non è una consulenza. In un corso di formazione si insegnano strategie, in una consulenza si esprimono delle competenze, nel coaching si estraggono delle competenze o si sviluppano delle competenze, fioriscono delle competenze. Intanto che cos'è il coaching? Il coaching è una relazione di aiuto, una relazione tra due persone in cui un professionista esperto di coaching aiuta l'altra persona a raggiungere più velocemente i propri obiettivi, aiutandola a gestire gli obiettivi, ad attivare una serie di azioni ecologiche in equilibrio nella sua vita e funzionali. Questo è il coaching, detto veramente in maniera molto semplice. Gli effetti principali del coaching sono chiarezza di intenti, un piano d'azione che il primo output di un coach deve dare a un proprio coach, a un proprio cliente. La terza cosa sono risultati specifici. Se non ci sono queste tre cose non è coaching. Ecco perché differisce tantissimo il coaching dalla formazione. La formazione c'è uno che ti spiega come si vive, oppure dalla consulenza, dove c'è una persona che ti esprime una competenza, studia il tuo caso e ti dice come si fa una cosa, addirittura te la fa. Nel coaching hai un professionista esperto di mente, esperto di motivazione, esperto di autoefficacia, esperto di strategie di eccellenza umana, che riesce a vedere the big you, dicono gli americani, cioè la grandezza che c'è in te, e te la fanno uscire fuori. Questo è il coaching. Che differenza c'è però tra la coaching e il business coaching? Beh, la differenza sostanziale è che il business coaching è un sottoinsieme, una sottonicchia del coaching, ed è specifico nel mondo business. Quali sono le competenze di avere un business coach? Beh, indubbiamente deve essere un buon coach, quindi deve essere esperto di modelli, esperto deve comprendere bene la motivazione umana, la tua efficacia, deve essere capace di vedere the big you, la grandezza che c'è in te, deve essere capace di estrarla, ma deve conoscere il business. Questo è un fondamento. Ti spiego perché. Ti può aiutare di più un coach che non ha mai venduto manco una supposta? O una persona che ha fatto business, ha un business o è un manager, un ex manager di un'azienda che ha gestito prodotti per milioni di euro? Semplice. Una persona che è esperta di un business oppure un manager che ha studiato il coaching e che l'ha applicato è una persona che conosce il mondo business, ha gestito dei prodotti, ha gestito un'azienda, ha gestito delle persone e quindi non conosce solo la teoria ma conosce anche la pratica. Immagina di andare dal medico che sa diagnosticarti il problema ma non sa darti una soluzione. Se fossi un cardiopatico, se abbiamo un paziente cardiopatico con l'esigenza di essere, non lo so, operato a cuore aperto, vai dal gastroenterologo? Vai dal, non lo so, dall'otorino? Che è il medico per le orecchie? Vai dall'otorino? Non ha senso, no? Devi andare da uno specialista, c'è cioè una persona che conosce quel settore. Come fai a sapere se quella persona conosce il settore? Beh, intanto fatti raccontare un po' cosa fa, analizza precisamente le referenze che questa persona ha, le testimonianze che questa persona ha, e terza cosa, faccio una chiacchierata, tutti i business coach sono disponibili a fare una chiacchierata con te se hanno tempo. Ecco perché ci vuole la specializzazione in business coaching. Quali sono le applicazioni del business coaching? Beh, sono varie. Per esempio, molto spesso mi trovo con i miei clienti a fare organigrammi, che è un'attività molto consulenziale, però di fatto durante le sessioni di business coaching mi rendo conto che quello di cui c'è bisogno all'interno dell'organizzazione è un'organizzazione. Quindi con il mio cliente si sviluppa un piano per creare un organigramma. A volte invece in aziende in crisi mi rendo conto che il problema è il business model, cioè c'è un modello di business che non sta funzionando, quindi bisogna mettere mano al modello di business. Vedete che non c'è nessun blocco emotivo. Molto spesso non c'è nessun blocco emotivo nel cliente, c'è veramente un blocco del sistema creato in azienda. Oppure molto spesso mi capita di avere imprenditori o liberi professionisti che vengono
che vengono tirati giù da un sistema, da un gruppo di persone che non stanno lavorando bene, che sono fuori etica, che magari lavorano contro l'imprenditore. Quindi avere la comprensione di certe dinamiche, della dinamica dei gruppi, e comprendere dove, aiutare il cliente a comprendere dove ci sono persone che danneggiano, consentono di studiare una strategia per fare chiarezza, per distogliere l'attenzione a queste persone e riuscire a far riferire la propria efficacia, la propria efficacia e i propri risultati. Ancora, molto spesso mi capita di incontrare clienti che hanno una carenza di leadership, non sanno gestire persone, ma non sai quante volte succede, non hanno dei parametri per la gestione delle persone, non hanno chiarezza su come si gestiscono le persone, e quindi anche qua il business coaching può aiutare l'imprenditore o il manager a gestire meglio il team e a farlo performare meglio. Quindi le applicazioni del business coaching sono estremamente utili per l'imprenditore o libero professionista e sono estremamente specifiche per il business. Se vuoi un business coach, ovviamente affidati a un professionista che sa di cosa sta parlando. Beh, spero di averti dato una bella chiarezza su questo concetto.